Sabato di torneo junior, siamo qui con le 5 Seconds of Spring, iniziamo da sinistra con la presentazione. Io mi chiamo Luana, Federica, Chiara, Marta, Eleonora. Chiara, tu che sei il capitano, spiegaci l'origine di questo nome. Allora, il nostro nome deriva da un gruppo musicale, i 5 Seconds of Summer. Noi, essendo una squadra di pallavolo che gioca con altre ragazze, che ci chiamo Primavera, abbiamo cambiato Summer con Spring, che è Primavera, e quindi 5 Seconds of Spring. Perché la squadra si chiama? PGS Primavera. Ah, ok, le salutiamo. Ciao! Senti, Chiara, quali sono gli obiettivi di questa squadra? Allora, innanzitutto divertirci e se riusciamo a vincere, anche arrivare in finale sarebbe anche meglio. Esatto, anche qualche premio non fa mai male. Esatto! Allora, in bocca al lupo, ragazze, buon Mi Games e buon sole. Grazie! Una squadra veramente seria, l'Indomabili. Iniziamo da sinistra con la presentazione. Elena. Luca. Elena, tu che sei il capitano, spiegaci un po' l'origine di questa squadra, insomma, squadra sicuramente vincente. Beh, allora, in realtà è nato abbastanza casualmente perché io e lui siamo in classe insieme e abbiamo detto, dai, facciamo un torneo, così è il primo che abbiamo trovato, è stato questo qua. E ha fatto tutto lui in realtà, ha organizzato tutto, veramente, cioè lui. Ha procurato i bomber della squadra. Sì, ha procurato il bomber e lei l'ho procurata io, che è la mia compagna. Ho capito. Qual è l'obiettivo dell'Indomabili Emmy Games? Assolutamente vincere. Vi ho visto già. Ho Divertirsi anche, però prima vincere. visto un esordio alla grande oggi, insomma. Quindi, Luca, tu che invece sei, diciamo, il bomber della squadra, sappiamo che quest'anno farai anche le tappe del campionato italiano. Se vuoi raccontarci un po' chi sei, dove giochi, insomma. Io quest'anno ho giocato in D2 a San Giuliano Milanese. Un anno di crescita, diciamo, con quelli un po' più grandi di me per imparare da loro e fargli un po' le ossa, ovviamente. Sono di proprietà del Vero Volley, il prossimo anno non so cosa farò, però pensando all'estate mi aspetta un'estate sicuramente di beach volley, perché ovviamente la stagione non finisce a maggio, ma continua in spiaggia. Speriamo di fare anche altra esperienza con le tappe del campionato italiano di beach, non tutte, perché alcune sono abbastanza lontane, però la maggior parte sicuramente speriamo di farle. Ci puoi svelare chi sarà il tuo compagno di squadra? Ok, Non sono ancora sicuro, quindi non dico ancora niente. quindi il volley mercato, diciamo, Ancora aperto. Se perfetto. qualcuno volesse proporsi anche di lì, chi c'è a Cavalese in nazionale. Assolutamente manderemo questo video, insomma, a piano, piano vettore dintorni per sapere se vogliono acquistare un grande giocatore. Preferisco cover, però. Benissimo, Vedo in giro diremo i direttamente. Manderemo il video direttamente a Giri. Ragazzi, grazie, in bocca al lupo per questi Mi Games. Iniziamo con la presentazione da sinistra. Lorenzo, Giulia, Alessia, Elisabetta, Simone, Giorgio. Giulia, tu che sei il capitano della squadra, spiegaci un po', insomma, chi sono i Nameless e da dove nasce il nome e la squadra. Alla Nella squadra. squadra, e abbiamo ottenuto. Come sta andando il torneo oggi? Bene, abbiamo vinto. Bene, quindi qual è l'obiettivo di questi Mi Games? Vincere. Quindi assolutamente. Va bene, ragazzi, grazie, in bocca al lupo per il proseguo del torneo.